E se Sonia Marra avesse visto qualcosa che non doveva vedere e se avesse sentito qualcosa che non doveva sentire? Ecco, a una domanda di questo tipo ancora non è stata data una risposta. Chi poteva avere tanta paura al punto da far sparire Sonia? Sono trascorsi 16 anni da quel 16 novembre 2006. La famiglia prova a chiamare Sonia senza avere risposta. Studiava teologia a Perugia e i suoi contatti erano prevalentemente legati a quella università e al mondo ecclesiastico. Un perimetro all'interno del quale sono avvenute una serie di cose strane. Un prete e un seminarista intercettati in un'inchiesta legata allo spaccio di droga parlano di Sonia. Il seminarista racconta che la ragazza è stata tritata e gettata nell'immondizia. Il pubblico ministero le ha interrogate, ha avuto da loro delle spiegazioni, il sacerdote ha detto che lui non sapeva niente, tant'è vero che chiedeva al seminarista, il seminarista dal canto suo ha detto: io mi sono inventato tutto perché avevo dei problemi, avevo una certa forma di rancore nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche di Perugia. Una pista, quella ecclesiastica, messa subito da parte dunque, ma quel giovane prete intercettato è stato messo in croce da voci tirate fuori da altri preti, perché allora alcuni suoi confratelli ci tengono tanto affinché si parli di lui, nonostante la sua estraneità ai fatti, per allontanare forse i sospetti da qualcun altro? All'inizio è stata ipotizzata una pista ecclesiastica, però fin dal GIP, dal giudice delle indagini preliminari, l'ipotesi di una pista ecclesiastica è stata definita una favola metropolitana e quindi quella pista non è stata seguita se non in una primissima fase iniziale, quando un informatore aveva indirizzato i carabinieri in quella direzione. Ricordiamo che nell'appartamento di Sonia il 16 novembre, verso le 7 di sera, entrò proprio un uomo nero, vestito di nero, entrare nell'appartamento, prendere qualcosa e poi andare via con una macchina bianca. L'uomo nero è proprio un prete? Intanto la famiglia continua nella sua battaglia alla ricerca della verità e della giustizia e invitando chiunque sappia qualcosa a parlare anche in forma anonima. È una storia come la situazione di Sonia deve essere risolta, perché c'è un assassino in libertà, anche perché in tutte le sentenze è stato detto che Sonia è stata uccisa ed è stata uccisa da parte di una mente raffinata. Cosa chiedi oggi? Giustizia e verità. Come stanno i genitori? Due genitori che, diciamo, con gli anni e con la sofferenza non stanno più bene. Infatti non sono, cioè mio padre è presente questa sera, ma mia madre non ce la fa più, non ce la fa. Quindi cerchiamo di andare avanti e soprattutto speriamo che riaprano le indagini.